Buongiorno amigli, non c'è posto più indicato del Wyoming per tornare con l'angolo del Casciavite a parlare di Milan, ma con il buon Francesco Bruni che saluto che è collegato. Ciao Francesco! Un buongiorno Giampaoliano a tutti gli amici. Eccolo qui, si sente bene? Allora, prima di parlare di Milan, volevo chiederti una tua opinione su un giocatore che io considero nostro. Questo Harry Maguire, operazione record, acquisto record, 92 milioni di euro. Quanto ci piace questo difensore, diciamolo, sgraziato, capace di spazzare, un difensore vecchia maniera, da calcio inglese. Sgraziato dal sapore antico. Esatto, sgraziato e dal sapore antico che proviene un po' da quella storia, come dicevamo, dell'Leicester che c'è un po' scaduta, no? Cioè, ci piaceva fino alla penultima giornata l'Leicester, poi è diventato mainstream. È una narrazione che non ci ha più convinto dopo un È po'. una narrazione che ci convinceva fin tanto che era debole, poi è diventata forte e ci ha rotto i maroni, vero? Sì, nonostante alcune individualità apprezzabili, come Esatto. Vardy, come appunto Maguire, che rispettiamo. E poi noi, tra l'altro, siamo estimatori di Maguire anche per il suo ruolo in nazionale, no? Ma assolutamente, un difensore come ci piace, non con questa storia dei difensori che devono saper impostare, che devono essere registi. Viva i difensori che spazzano! E quindi ti chiedo: Maguire è nostro o non è nostro? Ma io direi che il bollino del nostrismo se l'è guadagnato ampiamente. Sottoscrivo in pieno Harry Maguire, nostro. Lo inviteremo anche all'angolo del Casciavite, però parliamo del Milan. Ti faccio una domanda articolata su cui voglio una tua risposta. Allora, il Milan possiamo dire che in questo calciomercato, eccettuato Cutrone, che per me è stato ceduto anche ad una cifra piuttosto bassa, non ha fatto grandi cessioni, perché vedi i Paquetà, i Piontek, ma più probabilmente i vari Donnarumma e Suso, per adesso sono rimasti. Non credi, come credo io, che sarebbe stato meglio cedere magari uno tra Donnarumma e Suso per puntare ad un top in uno dei tre reparti a seconda della bisogna? Cioè, non credi che fosse più utile fare un calciomercato più attivo anche nelle cessioni per essere più attivo anche negli acquisti? Vedi una squadra come la vedo io un po' ancora leggerina? Oltre a questo, ti chiedo una tua opinione su Cutrone. Vai, Francesco. Allora, per quanto riguarda il calciomercato del Milan in generale, non dobbiamo mai perdere di vista quello che è il progetto di Gazidis, no? Che è stato chiarissimo in un'intervista abbastanza emblematica da questo punto di vista, in cui lui dice chiaramente: il Milan raramente comprerà campioni fatti, raramente comprerà nomi che già godono di un certo prestigio, ma lavorerà sulla crescita di giocatori in casa, no? Quindi giocatori di prospetto, giocatori non ancora affermati che hanno fame di emergere. Quindi questo era il prospetto iniziale e questo, secondo me, è stato coerentemente portato avanti nel calciomercato. Quindi il big, il nome importante d'esperienza, non era nei programmi. E infatti, se ci fai caso, comunque alle cronache del calciomercato non è mai emerso. Sì, ogni tanto esce la provocazione Modric, però sappiamo benissimo che insomma è una Certo. cosa più nei sogni che nella realtà, no? Certo. E quindi secondo me c'è una certa coerenza da questo punto di vista. Per quanto riguarda le cessioni, allora su Donnarumma sai che non ho particolarmente in simpatia il giocatore, per quanto gli riconosca chiaramente una grande bravura in termini tecnici, no? Mi piace moltissimo, Certo. però è stato deciso di tenerlo anche perché le richieste non è che fossero particolarmente numerose ad un prezzo giusto, chiaramente, perché parliamo sempre di un ragazzo giovane che è già affermato da diversi anni e quindi non è proprio un profilo così comune da trovare, no? Certo. Quindi il Milan giustamente dice: o lo pagate il giusto, altrimenti resta. Per Certo. quanto riguarda Suso, invece, Suso era sul mercato e si stava valutando diverse offerte, ok? Però lì l'asse della bilancia
è stato Giampaolo, perché Giampaolo ha voluto sperimentarlo come trequartista, spostarlo da esterno a trequartista e ha avuto delle risposte soddisfacenti, a Sì, quanto pare. guarda, devo E quindi dire adesso. che è una mossa sulla quale ero scettico anch'io, lo ammetto, perché non sono un grandissimo amante di Suso, lo dico, però se Giampaolo riesce in questa operazione a far rendere Suso da trequartista, dimostra veramente di capirne e di aver fatto una scelta anche corretta. Poi si è vista un po' l'evoluzione, no? Perché vedevi Milan-Benfica, c'era la tendenza di Suso ancora, nonostante fosse stato designato come trequartista, a spostarsi sull'esterno sempre. Certo. Mentre già nella seconda partita, invece, già era più stabile come trequartista, quindi qualcosa è cambiato, sta crescendo. Poi, se Giampaolo ha fatto questa valutazione dicendo apertamente in un'intervista di non cederlo, io mi fido, no, del buon Certo. Giampaolo. Quindi vedremo, insomma. Sai. Per quanto riguarda il resto del mercato, ti dico, io personalmente vedo tante scommesse, sicuramente, quindi i detrattori e i filogattusiani diranno: ma vedremo se riusciremo a fare gli stessi punti dell'anno scorso, eccetera. Ok, è una scommessa perché ci sono tanti giocatori che sono punti di domanda, quindi Certo. si vedrà. Beh, ma guarda, venendo un po' a quello che avevamo detto anche in altri appuntamenti, abbiamo sempre dipinto il Milan come una squadra underdog, no? Possibilmente. E complice il mercato di tante altre squadre, competitor, come dicono i Bagliazzi, possiamo dire che il Milan lo può essere in positivo, perché se vediamo la Roma per adesso non sta facendo questo gran mercato ed è una squadra che l'anno No. scorso è arrivata sesta, no? La Sì, Lazio sì, sì. sostanzialmente è rimasta la stessa e c'è l'incognita Milinkovic-Savic. Sì. L'Inter non sta facendo comunque sfracelli sul mercato, ammesso che comunque sia superiore già al Milan. Però non è che la Fiorentina non ne parliamo, l'Atalanta avrà l'impegno Champions, quindi sono molto aperte le posizioni di classifica per il Milan. Se il Milan imbrocca un'annata giusta può anche continuare a puntare al quarto posto con una squadra che magari risponde ai dettami di Giampaolo, che trova entusiasmo. Che ne dici? Certo. Esatto, ma quindi giocando sulle contraddizioni che ci piacciono tanto, possiamo dire che il nuovo mercato è il non mercato? Ma è vero, il nuovo mercato è il non mercato. Anzi, cioè fare mercato è non farlo, perché alla fine il Milan ha fatto un mercato per adesso abbastanza leggero. Sta tutto sommando confermando un impianto di squadra che a mio avviso l'anno scorso non aveva fatto poi così malaccio. Sì, E esatto. se il calciomercato finisse oggi, paradossalmente si ritroverebbe come una delle squadre potenzialmente da quarto posto. Quindi il mio dubbio iniziale sul calciomercato un po' leggero era anche tenente conto di questa cosa, nel senso che con le altre che non ingranano, con un mercato difficile per tutti, magari il Milan cedendo Donnarumma ed incamerando quei 50-60 milioni, Sì. un po' come la Fiorentina con Chiesa, quello che vado teorizzando da un po', può magari mettere in serbatoio quella benzina di giocatori di livello, quei famosi giocatori da 20 milioni che noi agogniamo magari, che possono Sì, far fare il certo. salto di qualità. Ma Volevo ti farti dirò. una domanda sul mio pallino del Milan. Sul mio Sì. pallino del Milan, ok? Che risponde al nome di Samu Castiglieco. Ma allora io dico, visto che Giampaolo notoriamente non fa utilizzo di esterni, come te lo vedresti Samu Castiglieco esterno di sinistra in una Fiorentina che gioca col 4-3-3? Ma secondo me potrebbe essere un esperimento interessante. Potrebbe essere un esperimento interessante. Mi sembra che ci sia stato anche un periodo in cui era vicino, no? Si parlava Sì, di se ne parlava, poi purtroppo se ne non. parlava un po' di questo asse Milano-Firenze che poi in realtà non si è mai concretizzato. L'avevamo anche teorizzato e caldeggiato noi. Perché nel Milan quest'anno la vedo dura per lui, potrebbe essere un ottimo rincalzo, però sono altri progetti. Certo. Ti faccio una domanda particolare. Come vedi Cutrone nel calcio inglese? Per te sarà un flop o potrà emergere
in maniera, Questa è una considerando domanda molto. che il Wolverhampton, fammi una piccola disamina anche su questo Wolverhampton che so piacerti. Ma allora, Wolverhampton è una delle mie squadre preferite, squadra nostrissima, squadra operaia inglese, territorio di minatori, quindi Certo. nostrismo allo stato puro. È una squadra bella, una squadra che l'anno scorso ha giocato veramente bene, vivace, gioca un calcio mediterraneo, quindi ha elementi portoghesi, spagnoli, molta fantasia. Certo. E Cutrone, in un certo senso, beh, sicuramente gioca un calcio molto offensivo, il Wolverhampton. E a Neves, che insomma è un fantasista di tutto rispetto, è veramente Sì. classe. E quindi, secondo me, le prospettive non sono così negative. Chiaramente Cutrone è un giocatore che, a mio parere, so di incontrare lo sfavore di molti quando lo dico, però è abbastanza limitato dal punto di vista tecnico. Io rivedo sempre più un Paloschi, Ah. però non vorrei essere troppo negativo nello stroncarlo, chiaramente, perché comunque è un giocatore che ha dato tanto per la maglia al Milan, quindi gli auguro tutto il bene possibile in questa nuova realtà. Però sicuramente il campionato inglese è diventato uno dei più difficili d'Europa e quindi vedremo, insomma, Guarda, anche io perché lì sono davanti sì. c'è un certo Gimenez che insomma non è proprio l'ultimo arrivato, no? È vero. Guarda, io sono cutroniano, nel senso che da quando l'ho visto esordire, ci ho visto, come si diceva anche prima, quella foga nel recuperare palla, quell'impegno, quella voglia che per certi versi mi ricordava Inzaghi. Ora dirò una castroneria, tutti mi feccheranno sul capo, però in potenza ci ho visto un misto tra Vieri e Inzaghi in cutrone e mi sarebbe piaciuto fosse rimasto nel campionato italiano e gli avrei dato fiducia anche l'anno scorso al Milan, rinunciando anche all'acquisto di Piontek, però magari era un qualcosa di troppo rischioso, di troppo futurista. Mi rendo conto che poi per un tifoso del Milan sia meglio ad oggi ragionare su Piontek. Però io l'avrei visto bene magari in un Torino, in una squadra di medio-alta classifica italiana, in una Fiorentina. Nel calcio inglese per me o esplode, tra virgolette, o diventa veramente uno dei prospetti più interessanti, Sì. oppure rischia di perdersi. Io vedo questo tipo di binario. Ti faccio È che un'ultima domanda. Vai. purtroppo quelli che possono spendere sono gli inglesi, perché in Italia una squadra di media classifica che lo compra già avrebbe sborsato sicuramente non 25 milioni. Sì. Ti faccio un'ultima domanda per chiudere questo angolo del Kashavit, che però tornerà presto. Come valuti il precampionato del Milan International Champions Cup? Hai visto delle cose che ti piacciono? Sei fiducioso? Sono molto fiducioso, si è vista la mano del tecnico sicuramente, questo lo dicono tutti, anche i non giampaoliani, perché io chiaramente sono ideologizzato, no? Certo. Però è stata un'analisi trasversale e quindi il giampaolismo da intuizione si è trasformato in ideologia. È Certo. diventato Giampaolo ha parlato proprio di fede nell'intervista, di fede nel progetto, di calciatori che lo seguono e questo si è visto secondo me in due elementi tattici che sono cambiati in modo rivoluzionario. Il primo è il pressing alto, proprio Sì. c'è una strategia di andare subito a rubare palla quando la si perde, ad aggredire anche rischiando e quindi si vede proprio questa determinazione del rimanere stretti e dell'attaccare tutti insieme. Poi nel giro palla è cambiata sicuramente la velocità, si cercano le vie centrali, si valorizza la fantasia, la verticalizzazione, il passaggio veloce. Quindi è proprio cambiato, secondo me, un mondo. Ora, io, come sai, sono estremamente critico dal punto di vista tattico verso Gattuso, verso il gattusismo, no? Sì. Diciamo così. Quindi in un certo senso le mie possono essere parole magari anche di elogio eccessivo, però si vede veramente proprio un altro sistema di gioco e Certo. chiaramente è sempre calcio estivo, quindi parliamo un po' di ipotesi, un po', però si è visto, insomma, la mano di Giampaolo si vede. Certo. Bene, sono contento di questa intervista, di questo angolo del Kashavit che ti ho fatto. Io invito tutti i tifosi a condividere il video e ad iscriversi. Ti saluto, caro Francesco, un caro saluto e a presto.
Un caro saluto a tutti. Ciao ragazzi. Un abbraccio, ciao ciao.